E cosa ti porta su questo palco? Perché ho un dubbio. Ah! Cioè, il mio dubbio è com'è essere un uomo? Nel senso che io sono una donna, no? Sono perché ho... Sì, ho controllato che c'è... No. E mi piace essere una donna, io adoro essere una donna, mi piace fare tutte quelle cose anche meravigliose, incredibili, no? Che facciamo noi donne, tipo la ruota quando le mie cose, andare da mia mamma e dire mamma, ho un fastidioso prurito intimo. Mi piace avere il sesto senso, no? Lo sapete, il sesto senso femminile, il senso di colpa. Io amo essere una donna, però mi chiedo sempre come sarebbe essere un uomo. Non lo so, Federica, se anche tu magari mentre nuoti, no, te lo chiedi, come sarebbe essere un uomo? Mi piacerebbe svegliarmi una mattina e radermi, capito? In posizione eretta, dignitosa, così. E non sempre così. Vorrei svegliarmi la mattina, aprire l'armadio e dire stamattina non so proprio cosa mettermi. Mi staranno meglio i pantaloni o i pantaloni? Com'è essere un uomo? Com'è avere torto? Non mi capita mai, non... O vorrei anch'io poter magari scegliere fra 200 categorie diverse di YouPorn, no? Dovrebbero farle anche per le donne, con quelle cose un pochino che piacciono a noi, tipo addominalato, pancetta, stempiatino, piastrellista, ingegnere, Alberto Angela. Com'è quando un meccanico ti parla come se fossi una persona normale? Che capisce? Non lo so. Oh Frank, scusa, tanto siamo fra di noi. Cioè, com'è sedersi su una propria palla? Bruttissimo! È più la sorpresa o il dolore? Io mi chiedo, no? Come si innamora un uomo? Perché anche voi uomini, no? Vi innamorate e soffrite per amore e venite lasciati. Ecco, se le cose vanno male nella vita, per una volta, invece della solita amica, vorrei un amico che mi dicesse ma sì, dai, tanto il mondo è pieno di figa. Ma perché me lo chiedo davvero? Mi chiedo com'è usare lo spazzolino vibrante solo per lavarsi i denti? Cioè, lo possiamo usare anche noi, però che spreco, no? Però non sono venuta qua per lamentarmi, eh? Cioè, anzi, è bello essere una donna. Come dicevo prima, spesso, per esempio, a noi donne fanno una marea di complimenti. Io sono arrivata qua e tutti a dirmi, ma come sei bella? O quando faccio gli spettacoli, c'è sempre, no, quello che viene e ti dice, cavolo, sei brava, cioè, sei brava, sei davvero brava per essere una donna. Grazie, che carino. Sei davvero gentile. Molto gentile per essere un coglione. Grazie. Laura, complimentissimi, tanti tanti complimenti. Grazie. Perché nessuno sa che questo programma è un programma difficilissimo per i comici, perché la comicità è una cosa naturale, che ti deve venire naturale. Già il fatto che venga giudicata, già c'è un problema. Invece tu sei salita sul palco, il palco te lo mangi, stai ovunque, battute scritte da Dio, hai una fisicità pazzesca, c'hai tutto, parli bene, sei una grandissima comica e sono felicissimo di averti vista. Grazie. Sì, ha ragione Matano, sei veramente forte, le battute sono fantastiche, le racconti in maniera così precisa, con i tempi giusti, molto bene, sei stata veramente brava. Grazie. Beh, sei stata incredibile, tema trattato, 10 lode, brava, e azzeccato tutto quanto, e avevi sostegno femminile qui al banco, quindi brava. Grazie. Beh, scrivi anche con molta intelligenza, le battute sono fantastiche, il tuo delivery è super top e sei molto 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 brava per essere una donna. Grazie mille. Ma aggiungo una cosa, Joe,
ha un po' di difficoltà con i comici, perché i comici parlano al loro modo, quindi non sempre entrano le battute per Gio. Gio ha riso tantissimo. Ho capito tutto. E questo è un grande... cioè, tipo, hai vinto con questa cosa. Hai vinto almeno me. Brava, molto, molto brava. Votiamo, Mara. Sì. Fede. Sì. Gio. Sì. Laura, io penso che questo sia solo l'inizio, sono 4 sì. Brava. Brava. Bravissima. Grazie a tutti, grazie.